è iniziato un giorno che sono stato invitato dalla mia famiglia a rappresentare i vini in una fiera del vino che quell'anno si teneva a Reno, in Nevada, vicino a Las Vegas. E camminando così nel deserto, e avevo in quel momento un paio di scarpe sneaker con la sola di gomma, soffrivo con i miei piedi. In tasca, che a quel tempo si poteva portare negli aerei, avevo un coltellino svizzero, quello col manico rosso. E ho fatto un buco nella suola destra e un buco nella suola sinistra, creando una ventilazione. Tornando in Italia, poi ho studiato il sistema che da quel buco non entrasse acqua. E alla fine ho introdotto un materiale speciale che si chiama membrana, che è impermeabile e traspirante. Solo Geox ha questa tecnologia, perché fortunatamente all'inizio, dopo aver ideato questa innovazione, abbiamo subito investito nei brevetti, nella proprietà intellettuale. Il brevetto è un argomento e una componente non solo necessari, ma indispensabili oggi, soprattutto per rilanciare i nostri prodotti nel mondo. Oggi io penso che sia difficile porsi nel mercato se non hai un prodotto esclusivo. E qui entra proprio l'investimento nella ricerca e dell'innovazione.